Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con Box Salute, la nostra trasmissione appunto dedicata alla medicina e soprattutto all'attualità. La puntata, il titolo di questa sera, che poi è anche l'argomento, è Malattie della pelle, guarire con la dermobiotica. Salutiamo subito il nostro ospite che ci accompagnerà in queste 2 ore di trasmissione, ovvero il dottore Marco Pignatti. Buonasera e ben ritornato nei nostri studi. Grazie per specialista in dermatologia e dermobiotica. Ci eravamo già incontrati qualche mese fa in laboratorio salute, abbiamo incominciato a capire che cos'è la dermobiotica, ma in realtà mi piacerebbe partire dal fatto, visto che dovevamo incontrarci prima del lockdown, c'è stato poi questi mesi che si sono interrotti, e mi piacerebbe sapere come stanno andando le cose, visto che lei dirige l'unico ambulatorio italiano che si trova poi a Modena di dermobiotica. Mi piacerebbe sapere quali sono le ultime novità, soprattutto che cosa le richiedono maggiormente i pazienti che arrivano da lei. La pelle è l'organo forse quello più esteso, no, del nostro corpo. Molti di noi pensano semplicemente che sia una barriera esterna che comunque ci protegge solo dai raggi ultravioletti o comunque dalla parte degli attacchi di virus, di batteri, di germi, ma in realtà la pelle fa molto di più ed è estremamente collegata col nostro intestino, ma anche con tutti i nostri organi interni. Non si può scindere parte esterna, parte interna. Assolutamente, a me piace definirla con un ossimoro, se vuoi, che è una barriera di contatto come definizione, nel senso che è sì quello che ci delimita dal mondo esterno, ma è anche l'organo di contatto con il mondo esterno. E non solo, la pelle riceve segnali e trasmette segnali dall'interno all'esterno, quindi riceve segnali dall'esterno e trasmette tantissimi segnali all'esterno, ma riceve anche segnali dall'interno e trasmette segnali all'interno, quindi è un organo con moltissime comunicazioni. E per quanto riguarda le comunicazioni, diciamo, all'interno, è un organo estremamente connesso a 2 grandi sistemi, che possiamo dire il cervello e l'intestino, ed è per questo che adesso si comincia a parlare di brain gut axis, oppure di asse cervello intestino pelle, perché questi organi sono tutti estremamente connessi fra di loro. E gli studi di questi ultimi anni sul microbiota ci hanno fatto capire molto di più di queste connessioni, perché hanno svelato un intero organo, diciamo, prima sconosciuto, che è questo del microbiota, inizialmente soprattutto il microbiota intestinale, e ci hanno fatto capire che le funzioni di questo organo sono poi collegate in modo imprescindibile a quelle dell'intestino e a quelle del cervello, del sistema nervoso. Quindi parliamo proprio di questo asse cervello-intestino-pelle, che ci ha fatto rivedere molte malattie della pelle sotto un'ottica completamente diversa. In più, ancora più recentemente abbiamo cominciato a studiare, abbiamo scoperto che c'è anche un microbiota della pelle, non soltanto dell'intestino, perché poi tutte le superfici del nostro corpo che sono connesse a contatto con l'esterno hanno un loro microbiota. E quindi adesso sappiamo che c'è anche un microbiota della pelle, e anche questo ha delle funzioni importanti. Ci sono milioni, miliardi di microrganismi di specie diverse, anche perché abbiamo, noi spesso quando parliamo di microbiota pensiamo solo ai batteri, ma abbiamo anche virus, miceti, funghi, protozoi, che vivono sulla nostra pelle e che anche loro hanno le loro funzioni. E adesso quindi dobbiamo considerare anche le malattie della pelle dal punto di vista del rapporto con l'intestino, il microbiota intestinale e con il microbiota cutaneo. Ecco, ci sono tante patologie che la medicina, diciamo quella ufficiale, comunque quella classica, non riesce molto bene a riconoscere, comunque vengono utilizzate sempre le solite terapie a base di creme cortisoniche oppure antistaminici, cortisonici per bocca, immunomodulanti, immunosoppressori, però in realtà la dermobiotica è ancora agli inizi, però sembra possa aprire nuove frontiere di terapia, che vede comunque nel complesso
il corpo nell'insieme, cioè non si può curare una patologia della pelle con una bella applicazione, mettiamoci un bel unguento come si faceva in passato, senza pensare che magari è un chiaro segnale che qualcosa all'interno del corpo non funziona o comunque non funziona in maniera giusta, che sia, non so, nella prima parte, nell'ultima parte dell'intestino, perché magari qualcosa passa, no? C'è questa permeabilità intestinale, oppure intolleranza al lattosio, intolleranza al glutine, cioè siamo veramente, cioè si parte da bambini, dai primi mesi di vita fino ad arrivare a queste patologie che comunque vengono mantenute, no, nel corso della vita, se non risolte nell'origine o comunque se non affrontate a livello complessivo. Cioè io lo vedo anche con i miei figli, cioè nel senso, se avevano la dermatite atopica data dai latticini, cioè ce l'avevano adesso, ce l'hanno 7-8 anni e quindi devo togliere i latticini per risolvere il problema collegato alla dermatite, altrimenti con il bel unguento risolvo il problema ma a livello estetico, ma non vado all'origine del problema. Sì, questo dell'insoddisfazione dell'approccio, diciamo, tradizionale, che lascia aperti molti problemi nei pazienti, è uno dei grossi stimoli che ha, diciamo, fatto nascere in me la voglia di approfondire di più il problema. Quello che citi tu delle malattie infiammatorie croniche della pelle, come la psoriasi, la dermatite atopica, sono malattie in effetti di cui non abbiamo una cura definitiva e le trattiamo spesso con dei sintomatici, cioè dei farmaci che spengono il sintomo. E spesso i pazienti non sono soddisfatti di questo approccio e si fanno qualche domanda in più, e spesso le domande sono proprio sul cibo, cioè il paziente viene dal dermatologo e dice: ma non sarà qualcosa che mangio? E sperimentano, in assenza di risposte chiare, soprattutto diete di eliminazione, cioè cominciano a eliminare degli alimenti, delle volte stando anche meglio per un periodo, perché se in quel momento l'alimento era la causa dell'allergia o dell'infiammazione, la rimozione dell'alimento può dare un sollievo. Però spesso non è davvero colpa del cibo, cioè noi siamo portati anche come dermatologi allergologi a fare dei test per vedere se c'è un cibo che dà allergia, quindi a cercare un cibo nemico. Troviamo il cibo nemico, lo eliminiamo e pensiamo di aver risolto il problema. E questo non è però neanche facile poi trovare così. Non è sempre facile perché spesso non c'è. Nemico, spesso perché non c'è un solo cibo nemico e quindi non è facile per quello. Ma delle volte si trova un cibo comunque che può dare fastidio. Ma il problema è che non prendiamo in considerazione invece l'intera dieta del paziente. Allora, eliminare un singolo cibo, se c'è un problema per esempio di intestino permeabile, di intestino che digerisce male, magari noi troviamo il cibo che quel paziente consuma più spesso e che è quello che lo infiamma di più, lo eliminiamo e gli diamo un po' di sollievo. Ma se non ripariamo il suo intestino, poco dopo sarà un altro cibo che crea la stessa situazione. Allora, tantissime volte sotto queste malattie infiammatorie c'è un problema di permeabilità intestinale, di intestino eccessivamente permeabile. Allora, quando l'intestino non funziona bene, ecco che molti cibi possono dare fastidio. 15 anni fa, 20 anni fa erano molto di moda i test per le intolleranze alimentari. E quello che vedevamo però era che il paziente che faceva questi test spesso aveva tantissime intolleranze a tantissimi alimenti ed erano quelli che mangiava più spesso. Allora, noi non diciamo che questi test non hanno un significato, hanno un significato, però soprattutto quando uno trova tantissime intolleranze, quando vede che fa fatica a mangiare tantissimi alimenti, non può essere colpa di quel cibo. Spesso c'è qualcosa sotto, cioè c'è un intestino che non riesce a gestire bene il cibo o alcuni cibi. Una delle cause in realtà abbastanza frequenti è per esempio l'abuso dei farmaci inibitori di pompa, gli antiacidi, che vengono, diciamo, spacciati con il nome di gastroprotettori, nome molto intelligente che fa pensare che sia
come il santino di Padre Pio sul cruscotto della macchina, cioè io prendo il gastroprotettore, quindi il mio tampono stomaco tutto. È protetto. E in realtà se li chiamassero con il loro vero nome, tipo inibitori della funzione digestiva dello stomaco, perché questo fanno, cioè inibiscono la produzione di acido che è fondamentale per la digestione, allora la gente forse ci penserebbe un po' di più a prenderli al di là della vera necessità. E spesso chi abusa di questi farmaci, perché magari li ha presi in un momento in cui ce n'era reale necessità, c'era un'ulcera, c'era un rischio di problemi che giustificavano l'utilizzo di questi farmaci, però poi ha continuato a prenderli perché il medico non gli ha mai detto di smetterli, quindi ha continuato a prenderli per mesi, delle volte per anni. Pian piano ridurre l'acidità dello stomaco porta a difficoltà a digerire soprattutto le proteine. Allora le proteine che arrivano non digerite all'interno dell'intestino possono creare problemi. Quali problemi? Per esempio il grosso problema del glutine, che improvvisamente nel giro di 30 anni sembra che siano diventati tutti intolleranti al glutine. E io mi ricordo quando ero piccolo, io che si facevano i compleanni a scuola, che non era necessario portare la torta per gli intolleranti al glutine. Adesso non si può neanche più portare la torta, anche pre-Covid. Ma un'altra cosa, quando ero piccolo io che andavo al ristorante, la prima pagina del menù erano gli antipasti, adesso sono gli allergeni. Cioè è cambiata, il menù del ristorante è cambiato. Allora è possibile che in 30 anni siamo diventati tutti intolleranti al glutine, tutti allergici al latte e latticini? Non è così. Qual è il problema? Sono due, c'è anche tutto il problema di come viene prodotto il grano, e quindi magari è stato modificato, sono stati selezionati alcuni grani per contenere più glutine, e questo esiste. Ma l'altro grosso problema è quello della panificazione, perché nella panificazione di una volta la pasta madre era fatta di batteri che digerivano il glutine prima che noi mangiassimo il pane. Predigerivano. Erano alimenti enzimatici. Assolutamente. Vivi. Invece adesso una bella pagnotta ti rimane lì anche 6 mesi, un anno. E il glutine rimane tutto intero. In più, se quando noi lo mangiamo non abbiamo una sufficiente capacità digestiva, il glutine arriva intatto nell'intestino. Il glutine è una molecola grandissima, una molecola proteica molto grande. Se poi l'intestino ha dei buchi, quindi questa barriera che deve separarci dal cibo, ha dei grossi buchi, allora il glutine si affaccia a questi buchi e il sistema immunitario, che è dall'altra parte della barriera, vede questo mostro e reagisce, perché non è previsto che ci sia questo contatto tra il glutine non digerito prima, non digerito dopo, e il sistema immunitario, per cui crea una reazione immunitaria. Però non è che dobbiamo mangiare senza glutine. Di vario tipo, che sia patologie autoimmuni, che sia diarrea, che sia colica, che sia mal di testa. Non che la reazione parte dall'intestino, perché dove va a colpire, in che modo, cioè è proprio una questione di, non so, DNA, di predisposizione, di quello nella celiachia, cioè c'è chi anche è predisposto a fare anticorpi contro qualcuno, ma anche a prescindere da questo, nell'intolleranza diciamo normale al glutine non celiaca, questa reazione immunitaria parte lì, come dici tu, ma poi può diffondersi, perché le cellule poi del sistema immunitario all'inizio sono tutte, diciamo, a sorvegliare questa grossa barriera che è l'intestino, che è la barriera in realtà più lunga che abbiamo esposta nei confronti dell'esterno, ma poi vanno in giro e può succedere che vanno in altri organi e incontrano di nuovo dei bersagli simili a quelli che hanno conosciuto nell'intestino, e lì si scatenano appunto le reazioni autoimmunitarie anche. Bene, allora adesso ho preparato un servizio di diciamo riassuntivo, perché oramai siamo praticamente abituati, un po' per quello che è successo, un po' perché comunque non abbiamo una grande ancora cultura, non è ancora entrato proprio a far parte del nostro patrimonio, il fatto che con i batteri ci dobbiamo convivere. Noi siamo fatti di batteri, cioè non possiamo pensare di isolarci dal mondo esterno mettendo uno scafandro, perché comunque i batteri sono in noi. E non sempre questi batteri sono nemici, anzi,
la maggior parte dei batteri, per fortuna, sono nostri alleati, cioè fanno parte comunque del nostro sistema immunitario e ogni parte del nostro corpo ha il suo piccolo microbiota. E pensate un po', quello che si pensa che magari possa essere provocato dal batterio, no? Cioè l'acne. Quanti di noi hanno cercato di sconfiggere l'acne? Io in primis, quando ero ragazzina ho avuto l'acne, ho preso l'antibiotico, sono stata bene per un po', poi dopo a distanza di forse anni o mesi ho dovuto prendere retinoidi, pelle bellissima, e ho risolto il problema. Però nessuno mai mi aveva detto che forse era la mia alimentazione. Io pensavo fosse magari una questione ormonale, comunque ero andata da dermatologi, mi ero fatta seguire, ma in realtà oggi si scopre che i ragazzi che soffrono di acne molto spesso sono già insulino resistenti perché mangiano troppi zuccheri. Quindi se noi andassimo a risolvere il problema a monte, probabilmente la patologia dell'acne nei ragazzi potrebbe essere risolta solo con l'alimentazione, se non è così aggravata, o comunque fare una sorta di collaborazione, no? Tra le due cose. Allora, sentite un po' questo servizio, perché il nostro corpo è composto dal ben 3% di batteri, quindi facciamoceli alleati. Il nostro corpo è popolato da milioni di batteri, pari al 3% del peso corporeo. Questi microorganismi, utili al nostro sistema immunitario, sono il microbiota e variano a seconda dell'organo preso in considerazione. Per esempio, nella pelle vivono oltre 500 specie e formano così il microbiota cutaneo. La salute della pelle è fortemente legata all'equilibrio delicato di questi microorganismi che la popolano e che lavorano per creare una barriera protettiva dalle aggressioni esterne. Se l'ecosistema batterico è bilanciato e diversificato, la pelle rimane in salute. Contrariamente, si sviluppano patologie. Una ridotta diversità nella sua composizione, causata da fattori esterni e interni, può aumentare la reattività e sensibilità cutanea, provocando addirittura stati patologici, dermatiti, acne, rosacea, eccetera. Il microbiota cutaneo infatti stimola il sistema immunitario, innescando la naturale risposta fisiologica e la regolazione del nostro biofilm che blocca la colonizzazione degli agenti nocivi. L'ecosistema dei nostri batteri buoni è soggetto a squilibri particolarmente legati allo stile di vita, all'alimentazione e all'uso di farmaci, che possono alterare le condizioni e le naturali difese della pelle. Anche l'alimentazione gioca un ruolo determinante. Per esempio, un consumo eccessivo di zucchero è, in un crescente numero di casi, alla base della comparsa di forme importanti di acne. Più l'insulina cresce a causa di una dieta errata, maggiore è la produzione di sebo da parte delle ghiandole e sempre più spesso i ragazzi con acne presentano un inizio di resistenza insulinica. Per questo motivo viene anche definita come diabete della pelle. Da anni si cercano terapie topiche innovative a base di probiotici e prebiotici. Mentre i primi risultano difficili da incorporare in modo stabile in formulazione ad uso topico, i prebiotici di derivazione vegetale, per lo più fibre, barbabietola, asparagi, legumi, avena, aglio, tarassaco e noci, possono essere inseriti in emulsioni o creme, con lo scopo di aumentare i batteri buoni di ogni singola persona, dando grande beneficio all'immunità e alla salute della pelle. La scienza del microbiota è ancora agli inizi, ma sta già iniziando ad influenzare anche il mondo cosmetico e terapeutico. Allora, non tutti i batteri vengono per nuocere, è anche il titolo del libro dedicato all'acne, appunto, che ha scritto il dottor Marco Pignatti. Quindi partiamo da qui, dall'acne. Non è la scaletta precisa che abbiamo scelto di seguire, però visto che ci sta, è introdotto l'acne ed è un tema per me molto molto affascinante, perché l'acne in realtà
riguarda sia l'intestino che il microbiota cutaneo, quindi è una patologia che prende tutti e due quei campi di cui stiamo parlando. E per quanto riguarda l'intestino e la dieta, l'acne è proprio, secondo me, il paradigma di quella patologia in cui non è un singolo alimento. Spesso il paziente viene e dice: ma quando mangio una fetta di salame, quando mangio la cioccolata, mi spunta il brufolo. E in passato, alla fine degli anni 60, sono stati fatti degli studi per vedere se il cioccolato era responsabile dell'acne, se il latte era responsabile dell'acne. Allora, questi studi sul singolo alimento non portavano mai a nessun risultato definitivo, e quindi si è un po' concluso frettolosamente che non era colpa della dieta. Però c'è un vizio di forma, che la dieta non è il singolo alimento. Quando invece successivamente, verso il 2007, sono stati fatti degli studi sulla dieta vista in modo più globale, diciamo, allora si è visto che questo problema della crescita dell'insulina anche nei ragazzini giovani spesso è invece la parte importante del legame tra la dieta e l'acne. E noi lo sapevamo che l'acne è una malattia ormonale, come hai citato tu prima, la ghiandola sebacea subisce anche l'influenza degli ormoni sessuali, per esempio, e noi curiamo l'acne nelle ragazzine con la pillola. Subisce anche l'effetto dell'ormone della crescita la ghiandola sebacea, il GH stimola molto la ghiandola sebacea, per fortuna nessuno si è ancora sognato di curare l'acne bloccando l'ormone della crescita, perché sarebbe un pochino eccessivo. Però l'altro ormone, forse quello più importante, ma soprattutto quello che non è fisiologico nell'adolescenza, che sia così alto da stimolare la ghiandola sebacea, è proprio l'insulina. Allora, noi abbiamo tre ormoni che stimolano molto la produzione del sebo: il GH, gli ormoni dell'ovaio e l'insulina. Ma l'ormone della crescita a quell'età è assolutamente fisiologica. L'arrivo della pubertà a quell'età è assolutamente fisiologico. Spesso quello che non è a livelli fisiologici è proprio l'insulina, e guarda caso l'insulina è anche la resistenza insulinica responsabile spesso della sindrome dell'ovaio policistico. Quindi noi abbiamo una causa che poi provoca diverse manifestazioni in queste ragazzine, e non dobbiamo curare ogni manifestazione con un farmaco diverso senza andare a cercare ed eventualmente a rimuovere la causa. Quindi la dieta è fondamentale. I difetti della nostra dieta sono l'eccesso, come si diceva, di zuccheri, ma non solo di zuccheri, di carboidrati raffinati, di cereali raffinati, l'eccesso di latte e di latticini, perché anche il latte e i latticini sono un alimento che non sono da demonizzare o da eliminare, però che sono fortemente anabolizzanti, che stimolano la produzione di insulina. Qual è il problema? Che la nostra dieta tipica prevede la mattina cappuccio e brioche, a pranzo la pasta di cereali raffinati e il parmigiano, almeno da noi, e a cena, per stare leggeri, si mangia lo stracchino e due cracker. Quindi il problema è che i nostri pazienti nella nostra dieta mangiano modenese, e i nostri pazienti mangiano qualche gnocco fritto, magari gnocco fritto anche a colazione a Modena, e quindi mangiano latticini e cereali raffinati, carboidrati, tre volte al giorno, sette giorni alla settimana. Allora è un eccesso di questa stimolazione che poi porta a questo problema. E questi sono alimenti poi anche infiammanti, come si vede in questa slide. Allora noi in questi pazienti che abbiano poi la psoriasi, la dermatite atopica, che abbiano l'acne o qualsiasi malattia, diciamo, infiammatoria, quello che facciamo inizialmente subito è questo, di cercare di passare da una dieta pro-infiammatoria a una dieta antinfiammatoria. Allora, dottor Pignatti, la devo interrompere un attimo, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché continuiamo subito dopo a spiegare quali sono gli alimenti che creano un'infiammazione e quindi aprono tutta serie di patologie, e invece quali sono gli alimenti corretti che ci tengono basici, in equilibrio, vogliamo dire? Lo facciamo così, tra poco. Bene, ritornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria. Vi ricordo che stavamo parlando della dieta infiammatoria e invece della dieta che ci può mantenere in equilibrio. Allora, lo stiamo facendo con il dottor Marco Pignatti. Ci può spiegare allora quali sono gli alimenti da limitare o
in caso magari di patologia molto forte, magari da escludere per un periodo se necessario, e invece quali sono gli alimenti che ci possono venire in aiuto? Sì, l'approccio che abbiamo spesso è proprio quello di eventualmente rimuovere gli alimenti, ma per un breve periodo. Come dicevo prima, le diete di eliminazione drastiche, definitiva, non portano a niente. Io spesso, ironizzando un pochino con certi pazienti che nel tempo hanno eliminato tantissimi alimenti, così dico, se uno beve solo l'acqua, sta bene, passano tutti i sintomi, poi dopo un po' muore, nel senso che noi abbiamo bisogno di alimentarci per vivere. Però la nostra dieta, la dieta delle civiltà industrializzate, è una dieta che in un breve tempo, rispetto a tutta la nostra storia e come è evoluto il nostro sistema digerente, si è modificata molto con l'introduzione di alcuni alimenti o non alimenti, anche alcuni additivi negli alimenti che non erano presenti in natura. Pensiamo alle bevande zuccherate o a tutti i cibi zuccherati. In natura non esiste nessun cibo che sia così ricco di zucchero come un estate, per dire, o una Coca-Cola. E in natura la frutta è abbastanza zuccherina, ma con una quantità di fibre e di acqua in cui quello zucchero è tutta un'altra cosa. Allora, cibi e bevande zuccherate, gli alimenti molto raffinati, cioè tutti i carboidrati, le farine raffinate, anche questi non esistono in natura. La carne e i latticini che derivano da animali nutriti a mangime, non a erba, sono diversi dalla carne e i latticini degli animali nutriti a erba. E questo è molto importante, perché noi spesso col paziente cerchiamo di spiegare che non si può parlare di carne, pane, pizza, perché tra carne e carne, tra pane e pane ci può essere una grandissima differenza. Allora noi cerchiamo di spiegare ai pazienti che devono mangiare cibo vero. Allora, per esempio, nella carne e nel latte di animali che hanno mangiato le erbe e vissuto al pascolo c'è una quantità di omega 3 molto molto superiore, e la carenza di omega 3 che si trovano in non tantissimi alimenti, soprattutto per esempio nel pesce selvaggio, la carenza di omega 3 e lo sbilanciamento tra omega 3, omega 6, omega 9 è uno dei grossissimi problemi della nostra dieta ed è fortemente infiammante, perché gli omega 6 e gli omega 9 sono proinfiammatori, gli omega 3 sono antinfiammatori. Quindi noi la prima cosa che diciamo al paziente è che deve avere una dieta molto varia, perché la ripetitività non fa bene, ma questo fa parte più del discorso microbiota, se vogliamo ne parliamo dopo, di dieta obiotica. La dieta infiammatoria, diciamo, deve essere ricca di fibre, e la nostra dieta spesso è povera proprio perché mangiamo raffinato, quindi frutta, verdura e cereali non raffinati, cereali integrali, legumi integrali, la carne possibilmente grass fed e il latte possibilmente da animali allevati grass fed, quindi che hanno mangiato erba, che è diversa dalla carne e dagli animali allevati a mangime. Il pesce pescato più che il pesce d'allevamento, anche questo ha delle composizioni nutrizionali diverse. Una buona quantità di grassi buoni. Noi siamo venuti, io soprattutto sono nato in un'epoca in cui c'era la pubblicità dell'olio cuore e la margarina, cioè la paura dei grassi animali, la paura del burro. Invece ci sono dei grassi che sono grassi buoni, la paura dei grassi in generale. Abbiamo questa mentalità che il colesterolo deve essere il più basso possibile. Ieri ho visto. Mangio il burro di cocco. Il burro di cocco, anche il burro chiarificato, il ghee, che è il burro di latte chiarificato, che praticamente è al 99% grasso senza la parte proteica o senza lattosio, per chi ha problemi con lattosio, le proteine del latte, è un ottimo grasso. L'olio d'oliva, noi nella dieta mediterranea abbiamo sempre detto l'olio d'oliva è un grasso buono, ma c'è la frutta secca, l'avocado, ci sono tanti grassi buoni che servono. Perché servono? Soprattutto perché se noi nel piatto separiamo i carboidrati dalle proteine e i grassi, questi hanno un assorbimento molto veloce e danno il picco di insulina. Se noi nel nostro piatto, che sia la colazione, che sia il pranzo, che sia la cena, mettiamo sempre fibra, carboidrati, una buona dose di proteine e la giusta dose di grassi, questo è il piatto del mangiar sano di Harvard ed è quello che proponiamo a tutti i nostri pazienti, allora quello ha un effetto sull'indice glicemico, sul carico glicemico e sulla produzione di insulina
insulina molto inferiore e ci mantiene bassa la glicemia durante. Quindi noi in ogni pasto dovremmo mangiare. Sì. Così, è ovvio che la percentuale no, in ogni pasto dovremmo mangiare così, noi dovremmo organizzare il nostro piatto in cui la parte verde, diciamo frutta e verdura, non sia il piattino di contorno, di fianco alla nostra portata principale, ma sia la portata principale, che poi alla mattina sarà la frutta, difficilmente ci facciamo l'insalatone alla mattina, però alla mattina di fianco alla frutta ci deve essere un po' di carboidrati, un po' di cereali, possibilmente integrali, e anche una fonte di proteine. Questa spessissimo manca, soprattutto nelle colazioni dei nostri ragazzi, la fonte di proteine la mattina spesso manca. Peggio ancora, saltano la colazione. Però chi dice, beve il latte? Beve il latte, che però per esempio nell'acne, torniamo ancora a parlare dell'acne, si è vista una differenza incredibile tra il latte scremato e il latte intero. Il latte scremato è un alimento, ancora una volta, che non esiste in natura, che è frutto di una mentalità di paura dei grassi che è nata negli anni 60-70. Il latte scremato è un alimento che diventa sbilanciato. Tutto sommato il latte intero è un alimento un po' bilanciato, perché ci sono carboidrati, c'è il lattosio, ci sono le proteine del latte e ci sono i grassi del latte. Quello è un alimento un po' più bilanciato, però non è sufficiente ovviamente per una colazione equilibrata, e poi comunque la stimolazione del latte tutti i giorni è uno stimolo troppo insulinogeno. Quindi quali tipi di proteine prediligere alla mattina? Alla mattina, se uno piace la colazione salata, non ci sono grossi problemi. L'uovo, noi delle volte mettiamo anche l'uovo tutte le mattine nella colazione, però uno può mangiare una volta o due alla settimana un affettato, un prosciutto crudo, una bresaola, può mangiare il salmone. Adesso se uno piace la colazione salata ci sono meno problemi. Se uno proprio non mangia il salato può fare, vabbè, con l'uovo magari dei pancake. Il pancake si può fare dolce mettendoci magari sopra appena un filo di marmellata, di miele, di sciroppo d'acero. E noi poi abbiamo la fortuna, e la volta scorsa che sono venuto ne abbiamo parlato abbondantemente, di avere anche a Carpi proprio il pane Primus, che è un ottimo un pane proteico fatto con la pasta madre, in cui il glutine è stato predigerito, arricchito oltre ai cereali integrali dai legumi, per cui ha tutte le proteine che servono, come se fosse una bistecca, una fiorentina. Quindi a colazione per esempio quella è un'ottima strategia, perché uno mangia un pane di quel tipo che è già ricco di proteine e di cereali integrali e ricco di fibra, ci mette sopra un pochino di burro per avere anche la componente di grasso e abbiamo già una colazione completa. Uno può mangiare dei cereali integrali e metterci poi un po' di frutta secca, insomma ci sono tanti modi di... La sua colazione com'è? Io vario spesso e faccio qualche volta i pancake, che ho introdotto anche i miei figli e li hanno apprezzati. Delle volte mangio il pane Primus con sopra la frutta secca tostata, poi sono fortunato che vado in un bar a fare colazione spesso che ha molta attenzione a queste cose. Adesso hanno introdotto per esempio una fetta di pane integrale con sopra un po' di uovo sbattuto, una fettina di salmone. Delle volte a colazione mangio quella, delle volte i cereali con il kefir, un altro alimento fermentato, che sono alimenti che stiamo cercando di riproporre ai nostri pazienti, perché i fermentati, che sono nella cultura, nella tradizione di tutte le culture del mondo, nella dieta nostra industrializzata da supermercato sono un po' spariti. Abbiamo dei finti yogurt al supermercato, però dei veri cibi fermentati non ne abbiamo. Anche le verdure fermentate sono un po' sparite dalla nostra tavola, invece ci sono in quasi tutte le culture. Sono importanti, non come qualcuno pensa, perché bevendo il kefir o mangiando lo yogurt ti prendi i lattobacilli, perché non è quello il loro scopo. Il loro scopo è duplice. Uno è che, come per il pane fatto con la pasta madre, le proteine sono predigerite, gli zuccheri sono predigeriti. Per esempio il lattosio viene diviso nelle sue due componenti e non crea più i problemi che dà
il lattosio come tale. E quindi è predigerito ed è più facile per noi da assimilare, e secondo è che durante queste fermentazioni si arricchisce di tutte le sostanze prodotte dai batteri, perché i batteri, anche quelli del nostro intestino, producono tantissime cose, per esempio le vitamine. Noi ci hanno sempre detto mangiate la frutta e la verdura perché ci sono le vitamine, e le vitamine, se qualcuno non lo sa, si chiamano anche vitamine perché sono sostanze indispensabili per la vita, ma perché noi non riusciamo a produrle da soli, noi non riusciamo a produrre le vitamine, quindi dobbiamo per forza prenderle dal cibo, ma non solo. E in realtà la funzione principale della frutta e della verdura è fornire ai batteri del nostro intestino il substrato per produrre loro le vitamine. Per esempio la vitamina K, che recentemente si è capito la sua importanza anche abbinata alla vitamina D, che è l'unica che produciamo da soli, e infatti non è una vitamina, è un ormone. La vitamina K ha due forme, una prodotta esclusivamente dai batteri intestinali, quindi noi abbiamo all'interno del nostro intestino una squadra di chimici o cuochi che prendono il cibo che noi gli diamo e lo trasformano in sostanze che sono essenziali per la nostra salute. Sono i cuochi e i chimici. Questa è una metafora, che ho utilizzato nell'ultimo libro, quello per bambini, per spiegare le funzioni del microbiota ai bambini. Allora, perché i cuochi? Perché noi mangiamo, per esempio, la fibra, per noi non digeribile, e ci sono dei batteri nell'intestino che la trasformano in acidi grassi a corta catena, che sono invece il nutrimento delle nostre cellule intestinali. Quindi noi gli diamo le materie prime e loro cucinano quello che... Se non sono batteri che nocivi per il nostro corpo, dobbiamo imparare a vederli come i nostri alleati, no? Assolutamente, perché hanno tutte queste funzioni. Trattiamoli bene, non danno solo patologie, ma sono il nostro sistema immunitario. Perché poi sono anche loro gli insegnanti del nostro sistema immunitario. Ci sono delle evidenze importanti che il sistema immunitario, soprattutto nel neonato, impara il suo mestiere, impara cioè cosa deve aggredire e cosa deve tollerare, che è uno dei problemi più grossi nella nostra medicina adesso, quella delle allergie, delle intolleranze e delle malattie autoimmunitarie. Il sistema immunitario viene educato in questo proprio dai batteri del microbiota intestinale. Ecco, una curiosità, si sa che i batteri nell'intestino hanno un'emivita, no? Una capacità media di vita. Quelli sulla pelle ce ne sono circa 500 specie diverse. Bisogna capire adesso quali sono le popolazioni, quelle che magari sono più buone, quelle più utili, o maggiore la varietà e migliore lo stato di salute della pelle. Come funziona? E anche i batteri della pelle hanno un'emivita? Cioè vivono per tot tempo? Si sa? Tutti i batteri muoiono e poi si riproducono, e quindi è un organo vitale che si rinnova completamente. Adesso non mi sono mai occupato di quanto vive un batterio, ma hanno un loro ciclo, un ciclo vitale. E una cosa che è nella nostra mentalità è questa di cercare di capire quali sono buoni, quali sono cattivi. E invece una cosa di cui io mi sto rendendo conto, più andiamo avanti studiando questo, che è una nostra definizione che nasce da quando avevamo all'inizio, all'epoca di Pasteur, scoperto i batteri come causa della malattia. E quindi in quell'epoca i batteri erano solo cattivi e gli antibiotici erano la soluzione di tutte le malattie. Poi pian piano abbiamo scoperto i batteri buoni, abbiamo dovuto coniare il neologismo di batteri nuovi o di probiotici, perché per noi prima i batteri erano cattivi. E abbiamo fatto la definizione di probiotici, cioè i batteri che hanno delle funzioni positive. Anche la stessa definizione di probiotici che usiamo adesso a me va stretta. Faccio un esempio, l'Escherichia coli di per sé non rientra nella definizione di probiotico, perché non aveva delle funzioni positive riconosciute nel nostro organismo, era causa di infezioni intestinali, però o di infezioni vescicali e urinarie, ma era un patogeno. Però
coesisteva. Noi lo usiamo spesso come probiotico, l'Escherichia coli, perché ha in realtà delle funzioni. Allora, secondo quando me l'ha prescritto la ginecologa, c'è rimasto. Ha guardato un po' male, ha detto, ma che mi dà? E il problema è sempre quello della nostra ignoranza, cioè probabilmente tutti quelli che noi ci portiamo dietro da milioni di anni che vivono con noi, qualcosa faranno di buono, se no non li avremmo selezionati. E quindi il problema è che non abbiamo ancora scoperto cosa. Quindi noi non dobbiamo ragionare sempre in termini di batteri buoni, batteri cattivi. E faccio un altro esempio, il Clostridium difficile, un batterio che spesso è causa di infezioni ospedaliere importantissime e mortali, perché è antibiotico resistente. Allora, queste infezioni negli ultimi anni sono state curate, trattate, l'unico modo che si è trovato per trattarle è col trapianto di microbiota fecale. Quindi si prende il microbiota intestinale di un paziente e di un soggetto sano, si trapianta nell'intestino di questi pazienti e questi stanno bene. Sembra che in realtà il funzionamento di questo sia il Clostridium difficile del paziente sano che va a contrastare, a sostituire il Clostridium difficile antibiotico resistente del malato. Quindi il Clostridium difficile non è di per sé il problema, ma è la sua antibiotico resistenza. Ah, perché ce l'ha anche il la problema. Persona sana? Assolutamente, ce l'abbiamo tutti. Ecco. Il problema è che quello del malato si è chiuso a spore, è diventato resistente a qualsiasi antibiotico e quando poi si apre crea problemi. Ma se vogliamo tornare all'acne, che ci giriamo intorno e vedi che alla fine ci arriviamo da tutti i punti di vista, il batterio dell'acne, e infatti si chiamano tutti i batteri, vengono per nuocere il libro, il batterio dell'acne che porta proprio il nome della malattia perché si chiama Propione Bacterium Acnes, o adesso lo chiamano Cutibacterium Acnes, è un batterio che hanno tutti, cioè tutti i ragazzi e tutti gli adulti, soggetti sani, hanno questo batterio. Allora, spesso qual è il problema se non sono una distinzione tra buoni e cattivi? Alcuni possono essere modificati, possono aver acquisito delle cose che li fanno diventare più aggressivi, ma spessissimo il problema è lo squilibrio tra le varie popolazioni, cioè se noi danneggiamo una certa popolazione, l'altra può prendere il sopravvento. Tipico, conosciuto, è il discorso candida lattobacilli a livello vaginale. Quando i lattobacilli sono carenti, la candida cresce. Spessissimo queste infezioni, noi cerchiamo di curarle con gli antifungini e eliminiamo la candida. E in parte funziona, come quando usiamo l'antibiotico nell'acne, nessuno dice che non funziona, sì, noi eliminiamo la candida, però dopo cosa succede? Ritorna, appena sospendi la terapia, torna. Esplode l'acne, se anche la candida ritorna anche torna. Nelle donne, soprattutto. Se invece noi lavoriamo al contrario, cioè invece che uccidere la candida, o almeno mentre facciamo questo, rinforziamo la componente di lattobacilli nella vagina ma anche nell'intestino perché la traslocazione avviene continuamente, dopo la candida non riesce più a tornare. Quindi, i ragazzi che molto spesso vengono da lei o che vanno da un dermatologo che soffrono di acne, quindi hanno alla base molti, avete notato, l'insulino resistenza, giusto? Sì, gradi diversi, nel senso che non possiamo dire che molti hanno già un'insulino resistenza, e spesso hanno soltanto, e noi poi gli facciamo un prelievo, gli guardiamo la glicemia e l'insulina, e spesso la glicemia è un po' alta, l'insulina è un po' alta, ma soprattutto noi gli analizziamo il diario alimentare, che è uno strumento che usiamo in tutti e i pazienti, e guardiamo cosa mangiano, e poi partiamo da lì, quindi magari non sono ancora arrivati all'insulino resistenza. Ma quindi cosa mangiano questi ragazzi? O saltano la colazione, o fanno una colazione esclusivamente dolce, cioè di soli carboidrati, o spesso peggio, di soli zuccheri. Questa colazione ha un grosso problema, che non sazia, e quindi dopo questi ragazzini alle 9:30 tanto non capiscono più niente a scuola, alle 9:30, perché dopo l'iperglicemia c'è un'ipoglicemia reattiva, il cervello si spegne, 9:30 non capiscono più niente, non riescono più a stare attenti a lezione. Ma alle 11, quando c'è l'intervallo, siccome sono in ipoglicemia reattiva, hanno una grandissima fame di zuccheri. E quindi poi alle 11 mangiano di nuovo una merendina, una bibita zuccherata, e hanno di nuovo un picco di glicemia.
Penso che abbiamo fatto a Carpi una riunione, diciamo una specie di conferenza, abbiamo invitato il sindaco, l'assessore e tutti i presidi per chiedere di togliere dalle macchinette delle scuole. Qualcuno l'ha fatto, perché in realtà c'è una legge dello Stato italiano vecchia, tra l'altro, mi sembra del 97, che vieta vendita di cibi dannosi alla salute nei locali accessibili ai minorenni, quindi palestre, ospedali, scuole non potrebbero per questa legge vendere. Ci sono ovunque, una legge disattesa come tante, però la sensibilità stiamo cercando di portarla avanti e questo è fondamentale. Questi picchi di insulina poi si rincorrono per tutta la giornata e questi ragazzini hanno ovviamente questa stimolazione continua a produzione del sebo. Quindi, come vengono trattati? Cioè, per avere un buon risultato, che sia comunque duraturo nel tempo, cioè non il tempo che si assume l'antibiotico, o perché poi dopo questo problema molto spesso ce l'hanno anche le donne intorno ai 30 anni, 28-30 anni, quando in teoria non c'è più l'ormone della crescita, dello sviluppo, cioè la parte anche quella ormonale in teoria si dovrebbe essere stabilizzata, in teoria. Quella dell'ormone della crescita, sì, tante donne, ma anche uomini che sviluppano, magari hanno avuto l'acne giovanile, l'hanno poi superata e magari a distanza di 10 o più anni o qualche anno di meno, di nuovo acne. Sì, nella donna in età adulta bisogna anche distinguere, perché spesso è una delle cause più importanti in realtà dell'acne nella donna adulta è quella dei cosmetici. Lì spesso sono i cosmetici troppo occlusivi, restare truccate troppo tempo con dei cosmetici che impediscono la liberazione del sebo è una delle cause importanti di acne. Però spesso queste donne appunto vengono da una prima fase in cui si sommavano tutti questi ormoni, quindi ormone della crescita, gli ormoni sessuali e l'inizio della produzione di insulina, poi come dici tu l'ormone della crescita dopo un po' finisce, verso i 20 anni, 21 anni quello si calma, gli altri rimangono, ma nel frattempo se non si è corretto la dieta l'insulina invece continua a crescere, e come abbiamo detto danneggia anche l'ovaio, quindi porta all'ovaio policistico e questa dopo è una vera sindrome metabolica che torna a manifestarsi di nuovo con un'acne anche in età adulta. Bene, allora adesso abbiamo ancora una pausa pubblicitaria, state con noi perché mi piacerebbe concludere con l'acne subito dopo, perché che cosa prevede, cioè che cosa si sta sperimentando in campo dermobiotica appunto per l'acne, perché si hanno anche dei buoni risultati, ovviamente alla base ci vuole un cambio di alimentazione, abbassare l'insulina, sistemare gli ormoni, ma dall'altra anche a livello topico il trattamento della pelle è veramente molto importante, va mantenuto un equilibrio, va mantenuto il biofilm. A tra poco. Bene, tornati in studio, poi vi spiego perché stavamo ridendo, sorridendo durante la pubblicità. Allora, veniamo sempre al problema dell'acne. Abbiamo capito che l'alimentazione è fondamentale, fare un cambio appunto nella colazione, ma comunque anche nel resto della giornata, in modo da mantenere l'insulina a livelli stabili, anche perché così la mente rimane più fresca, no? Non solo dei ragazzi ma anche la nostra, ma anche diciamo il trattamento della pelle è molto importante. Molto spesso con l'acne si fanno diversi tipi di, si utilizzano diverse creme un po' aggressive che vanno a lisciare comunque, vanno a togliere il premussato di pelle, insomma si fanno diverse cose, però il futuro sul quale voi state lavorando non è quello. No, e non solo nell'acne. Anche nelle varie dermatiti. In altre, cioè, c'è un altro gruppo di patologie molto diffuse, molto importanti, che diciamo sono la seconda parte del discorso della dermobiotica. Cioè ci sono alcune patologie, l'acne in primis, ma la dermatite seborroica, la rosacea, che noi abbiamo sempre considerato infezioni. E le abbiamo sempre trattate come infezioni. Invece la moderna, diciamo, dermatologia, la dermobiotica e l'attenzione delle aziende di cosmetici, di cosmetologia in questo momento sta
passando a considerarle come disbiosi cutanee, cioè non sono infezioni ma squilibri tra normali abitanti della pelle. È curioso anche che le tre che ho citato, l'acne è causata da un batterio, la dermatite seborroica da un fungo, e la rosacea l'abbiamo attribuita a diverse specie, adesso è quella più, diciamo, in voga è dare la colpa a un acaro, il Demodex. Allora, questo batterio, questo fungo e questo acaro sono tutti normali abitanti della pelle normale. E qual è il problema? Quando non sono più in equilibrio tra di loro. Cioè, nella rosacea quindi c'è un... un acaro nella rosacea, il Demodex è un acaro che però abita sulla pelle dei soggetti mentre normali. Mentre la dermatite seborroica? Un fungo che è la malassezia. Allora, quando questi sono in equilibrio, si tengono sotto controllo anche a vicenda. Per esempio, la malassezia, che è il fungo che causa la dermatite seborroica, produce l'acido azelaico, che è un farmaco che noi usiamo nell'acne. E che a me piace proprio chiamarlo il primo esempio di postbiotico. I postbiotici sono i prodotti dei batteri che noi utilizziamo nella terapia. La malassezia, che è la causa della dermatite seborroica, produce una sostanza che per noi è la terapia dell'acne. Ma un altro esempio, per esempio, è lo Staphylococcus epidermidis, che delle volte è alterato nella dermatite atopica, tramite fermentazioni degli acidi grassi del sebo, produce degli acidi grassi a corta catena che bloccano anche quelli il batterio dell'acne. Quindi i vari abitanti ovviamente si tengono sotto controllo a vicenda, però con delle armi, per esempio noi chiamiamo batteriocine queste sostanze che producono, che sono selettive, non sono come i nostri antibiotici. Quando noi invece utilizziamo un antibiotico nell'acne, è vero che uccidiamo il batterio dell'acne, ma uccidiamo anche tutti gli altri batteri, quindi non ricreiamo l'equilibrio, ma andiamo soltanto a ridurre in quel momento quello più infiammante. Dopo un po' si ricrea l'equilibrio che abbiamo lasciato prima. Anzi, cosa succede dopo un po'? Che il batterio più aggressivo, quello che era più aggressivo, diventa antibiotico resistente, cioè selezioniamo dei ceppi resistenti a quell'antibiotico. E l'antibiotico resistenza adesso nel trattamento dell'acne sta diventando un problema importante, perché questi batteri sviluppano resistenza a tanti antibiotici e dopo non sappiamo più cosa fare. Se invece noi facciamo un cambio completo di mentalità e pensiamo non a uccidere un batterio, un fungo, un acaro, ma a ricreare l'equilibrio che ci riporti a tenere sotto controllo spontaneamente chi era cresciuto troppo, allora abbiamo dei risultati senz'altro promettenti. E questo è dove stanno andando molte anche aziende, cioè la ricerca sta andando in questa direzione. Per esempio, abbiamo già qualche prodotto che lavora in questa direzione. Ne avevamo già, per esempio, come dicevamo prima, a livello ginecologico, avevamo dei lattobacilli topici che si potevano applicare, che controllavano la candida. Adesso abbiamo qualcosa di simile anche per il viso, per la dermatite seborroica, abbiamo dei lattobacilli che si mettono sul viso e riescono a controllare la malassezia, quindi a inibire la crescita eccessiva della malassezia. E sull'acne ancora non abbiamo questo tipo di approccio, però un approccio molto interessante. Quindi queste foto che noi stiamo vedendo, vediamo quella questi prima. Sono intestinali, okay. Questi sono, torniamo a quella prima, vediamo, o se no commentiamo questa e poi ritorniamo a quell'altra di prima. Questo è per esempio l'utilizzo di un integratore con probiotici che lavorano tra l'altro anche sulla resistenza per bocca, lavorano oriorale. Sul microbiota intestinale, ma lavorano per esempio anche sulla resistenza insulinica, l'insulina resistenza, e questo è un risultato di questo integratore nell'acqua. Senza dire il nome, qual è il batterio? Tre lattobacilli, c'erano scritti lì sotto, c'è un rhamnosus, non me li ricordo a memoria, è un plantarum, un reuterium, un rhamnosus, questo è un mix di questi tre lattobacilli che si usa proprio per bocca nella terapia dell'acne. E questo risultato per esempio si vede molto chiaramente in quanti, cioè ci vogliono mesi, ci vogliono settimane? Ovviamente questa ragazza avrà fatto anche un'alimentazione corretta. Cioè di solito quando fanno questo
questi studi fanno soltanto il probiotico, perché sennò quindi facendo anche la dieta sarebbe senz'altro ancora maggiore il risultato. Questi sono tutti risultati o a 28 a 56 giorni, questo qua deve essere a 56 giorni, quindi non tempi lunghissimi. Il problema è che se poi non fai anche la dieta, cioè se non sistemi il terreno, quei batteri magari non sopravvivono nell'intestino. Allora bisogna partire con la dieta, sistemare la dieta, fare la dieta, quella che dicevamo prima, la dieta eubiotica, cioè in grado di nutrire bene i batteri dell'intestino, e poi si può anche seminare dei batteri sperando che in quel momento poi trovino le giuste condizioni. 56 giorni più o meno, mi ricordo che la cura con l'antibiotico durava anche 3 mesi, giusto? Sì, sono cure anche molto molto lunghe. Con l'antibiotico. Poi queste se non erano acne molto gravi. Questo invece è un'applicazione di postbiotici, quello di cui parlavamo prima, quando citavo quello che per me è il primo postbiotico, cioè l'acido azelaico della malassezia. I postbiotici sono sostanze prodotte dai batteri che vanno a modulare il microbiota cutaneo. Quindi utilizziamo non i batteri vivi, che è un po' complicato dal punto di vista cosmetologico mettere i batteri vivi sulla pelle, soprattutto metterli nei cosmetici. Utilizziamo sostanze prodotte dai batteri che hanno la funzione di riequilibrare il microbiota cutaneo, e anche questi abbinati poi magari ai probiotici intestinali danno dei risultati importanti. Anche questo è una cosa ancora diversa, questo qua è quello che citavo prima, cioè questo è proprio un probiotico topico, cioè lattobacilli messi direttamente sulla pelle che controllano la crescita della malassezia, questo, o del pitirosforo, ecco, che è la pitiriasi versicolor. Quindi questo qua è proprio un probiotico topico, ci sono questi due lattobacilli, un crispatus, un paracasi. Il crispatus è lo stesso ceppo che viene utilizzato in vagina, perché è un naturale nemico della candida, della malassezia, quindi dei miceti, quindi ha questa azione di contrasto nelle malattie fungine. Però questo è un approccio che evita completamente lo sviluppo di forme resistenti. Però so che per esempio in vagina il crispatus ce ne sono pochi, no? In Italia ancora commercializzati come prodotti topici. No, so che in vagina si utilizzava tipo mettendolo in un acido ialuronico, cioè tipo in una crema. Sì, sono degli ovuli con dentro i lattobacilli, è un veicolo che permette di farli vivere il tempo dell'applicazione. Però anche lì, per esempio, ci sono studi in cui anche soltanto la somministrazione per bocca degli stessi ceppi dopo un po' colonizza la vagina e probabilmente anche la pelle, quindi la comunicazione tra l'intestino, il microbiota intestinale e l'apparato genitale è continua. In alto è un po' più difficile, perché dall'intestino c'è la barriera gastrica, quindi non passa tanto. C'è qualcosa di molto interessante di comunicazione tra il microbiota del cavo orale e la pelle, e soprattutto la pelle del viso, perché il microbiota del cavo orale è un altro microbiota interessantissimo. È interessantissimo perché poi nel cavo orale c'è una barriera delle volte molto molto delicata, che è quella dell'orletto gengivale, in cui il passaggio nel sangue dei batteri è molto più facile che non attraverso la pelle o l'intestino, quindi è un microbiota che spesso si trasmette, per esempio, e sembra abbiamo che visto ieri proprio in laboratorio della salute, abbiamo fatto una trasmissione di implantosofia, hanno fatto vedere come sono i denti neri devitalizzati lì sotto della corona, cioè quali sono una carica batterica che è fortissima, sì, che non e che si può vede passare in circolo, perché lì proprio si è molto vascolarizzato, spesso ci sono piccole ferite, anche soltanto il trauma di lavarsi i denti, pensa quante volte può sanguinare un pochino la gengiva, e lì vanno direttamente in circolo, sulla pelle, nell'intestino è molto più difficile. E sembra che una delle trasmissioni principali di microbiota dalla madre al feto sia proprio del microbiota del cavo orale, che è molto simile a quello del polmone. Che è abbastanza simile anche a quello del polmone, perché anche la trasmissione, comunque anche quello del polmone è una scoperta abbastanza recente, nel senso che noi sapevamo che c'era un microbiota del cavo orale e delle cavità nasali, ma pensavamo che il polmone fosse sterile.
come pensavamo che fosse sterile la placenta e le tube. Invece, insomma, stiamo scoprendo che ci sono microbioti anche in cavità. Qualcuno adesso sta cominciando a studiare anche il microbiota addirittura del sistema nervoso, al di là della barriera. Sembra che ci siano comunque batteri, per esempio batteri senza parete cellulare, modificati anche nelle cavità che pensavamo sterili. Quindi l'approccio, diciamo, a queste patologie... Ma in Italia vengono utilizzate, a livello commerciale questi prodotti non ci sono ancora, giusto? Creme topiche con dentro... No, ci sono. Cioè, i prodotti con dentro lattobacilli per la dermatite seborroica e la pityriasi versicolor, quella foto che ho fatto vedere, sono commercializzati in Italia da un anno e mezzo, un paio d'anni. E danno dei buoni risultati? E danno dei buoni risultati. In quanto tempo? Guarda, è velocissimi, cioè noi abbiamo visto dei pazienti con anche dermatiti seborroiche gravi che ormai con l'antifungino non ottenevano più risultati, che in 7-14 giorni hanno avuto risultati molto importanti. Il problema è il mantenimento del risultato anche in questo caso. E in tutte le terapie con i probiotici il problema è un po' quello, cioè noi abbiamo un effetto transiente, cioè di quando mettiamo il probiotico o mangiamo il probiotico, che rilascia e produce sostanze, però non sappiamo se poi colonizza davvero, questo è il problema, così sulla pelle, così nell'intestino. Quindi c'è il rischio di dover continuare ad assumere? E allora c'è il rischio di dover continuare ad assumerlo, e noi proponiamo magari di fare dei cicli per 6-7 mesi, magari brevi, quindi seminare, aspettare un po', seminare, aspettare un po', e lavorare sul terreno, perché non possiamo seminare su un terreno arido, quindi bisogna coltivare il terreno, che nell'intestino vuol dire la dieta e sulla pelle vuol dire tante cose, perché anche sulla pelle dobbiamo coltivare un terreno, perché se noi continuiamo, per esempio, o nel cavo orale, a usare il colluttorio disinfettante, un dentifricio disinfettante 3 volte al giorno, è vero che è nata questa idea per limitare i batteri della carie, però distruggiamo anche tutti i batteri del cavo orale, che sono quelli che ci proteggono dalla carie. Se noi usiamo un detergente, un sapone per il viso antibatterico, perché il claim antibatterico ancora è un claim che vende molto, poi adesso è diventato ancora di nuovo più di moda questa paura dei batteri generalizzata, se noi usiamo sempre un detergente antibatterico distruggiamo tutto il nostro microbiota. E questo è un problema importantissimo. Avevo portato questo articolo dell'anno scorso sul triclosan. Il triclosan è una sostanza disinfettante. I disinfettanti spesso sono più pericolosi ancora degli antibiotici, perché sono ancora a più ampio spettro rispetto agli antibiotici. Che è quello che viene utilizzato nei detersivi. Questo no? Qui era dappertutto. Dall'anno scorso negli Stati Uniti, cioè l'FDA, nei detergenti, nei dentifrici, nei prodotti per i saponi per le mani, ovunque. E l'anno scorso l'FDA americana l'ha vietato nei prodotti comuni per l'igiene, perché si è visto che aveva un effetto assolutamente opposto, cioè si pensava con questo di tenere lontani i batteri cattivi, e invece si è finiti per selezionare batteri ancora più resistenti, ancora più aggressivi, ancora più cattivi. Quindi hanno vietato l'utilizzo di questa sostanza all'interno dei prodotti per l'igiene. E questo è un problema di tutta la nostra cosmetologia, cioè la nostra principale preoccupazione fino a 2 anni fa nella formulazione di un cosmetico di qualsiasi tipo, dal bagnoschiuma al dentifricio alla crema idratante allo shampoo, era quella di evitare le contaminazioni batteriche. Quindi nei nostri cosmetici c'erano sostanze per impedire la crescita dei batteri. Solo che, esagerando in questa direzione, abbiamo dei cosmetici che danneggiano il nostro microbiota cutaneo. E quindi perché, l'eccesso di igiene, la stessa cosa anche sui denti, cioè la carie è data da un batterio, ma il principale controllo della crescita eccessiva di quel batterio è dato dagli altri batteri del microbiota sano del cavo orale, come per esempio le tonsilliti recidivanti da streptococco. Ci sono bambini che
tutti gli inverni cominciano in questa stagione, si fanno 3-4 tonsilliti e prendono 3-4 volte magari anche l'antibiotico, che quando chiedo alle mamme dei ragazzini ma ha preso spesso l'antibiotico, mi hanno detto ma no, quelle due volte tutti gli inverni, è tantissimo l'antibiotico due volte all'anno. Perché io e i miei figli cerco in ogni modo di... diciamo di è anche fortuna non contrastare, comunque tenere sotto controllo lo streptococco. Ci sono queste TAPS anche per le carie, adesso per esempio hanno fatto uno streptococco, si chiama streptococco salivario, sale 12 mi sembra, che è uno streptococco che non dà l'infiammazione della tonsillite, quindi non è patogeno, però lo si mangia, colonizza e va a sostituire lo streptococco patogeno. Quindi questi bambini cominciano a fare questo prodotto in questa stagione. Io vedo delle volte che dalle 3-4 tonsilliti passano a 0 tonsilliti l'inverno successivo. Io ho cominciato ad agosto, E il principio simile con la carie, uno streptococco. Tutti e due, che a letto, dopo essersi lavati i denti, coricati, così dopo non bevono più l'acqua. Poi si alzano la notte per bere un goccio. Così l'acqua lì la possono bere. L'importante è non lavarsi i denti subito dopo. Così almeno si colonizzano. O subito prima, perché nei dentifrici spesso ancora ci sono sostanze antimicrobiche. Oppure il colluttorio. Ancora? Sì, ancora. C'è gente che usa il colluttorio sempre come parte normale dell'igiene del cavo orale quotidiana, perché pensa mi disinfetto la bocca, cioè questa mentalità germofobica non è sparita, anzi si è un pochino riacutizzata purtroppo in questo periodo. Non ha nessun senso disinfettare la bocca se è sana, se il microbiota è sano, perché quello è quello che ci protegge di più dalle infezioni, di tutto quello che possiamo fare noi. Questo è verissimo. Allora, adesso starò attenta alla dicitura triclosan, quindi è stato bandito. Allora, in America è stato rimosso da tutti i cosmetici, in Italia ancora non so se è stato cosmetici, rimosso. Quindi anche... Però sai, poi non c'è quello, ce n'è un altro. Cioè, il problema è che spesso l'antibatterico o il disinfettante è contenuto nei cosmetici, perché proprio la nostra mentalità sui cosmetici è quindi anche questa. Sulla pelle? Assolutamente sì. Sarò più attenta allora, non sapevo di questa cosa. Quindi allora abbiamo capito che l'acne, ci sono queste ultime novità diciamo in campo di dermobiotica. E state sperimentando qualcos'altro? Ci sono delle cose? Sì, adesso stanno per esempio sperimentando diverse, anche prebiotici, cioè sostanze che messe sulla pelle possano andare a favorire alcuni batteri o alcuni funghi che in quel momento sono in difficoltà e lasciano prevalere il problema batterio macnes, quindi per esempio lectoina, dei beta-glucani, sostanze che lavorano sul microbiota in generale. E altre, per esempio, distruttori del biofilm. Abbiamo accennato prima, nel video forse accennavo al biofilm. Il biofilm è una specie di gelatina che producono alcuni batteri per proteggersi un pochino, cioè fanno questa gelatina e loro ci vivono dentro. E li protegge perché rende più difficile poi, per esempio, la penetrazione degli antibiotici, rende più difficile la penetrazione da parte di altri batteri. Allora, alcune terapie moderne stanno lavorando sulla disgregazione del biofilm per poi poter accedere ai batteri sotto. Un campo anche interessantissimo è quello della cura delle ferite, delle ulcere. Lì il problema è sempre delle ulcere diabetiche, delle ulcere da ustione, delle ulcere di tutti i tipi. Lì il problema dell'infezione è un problema importante, ovviamente, perché è una delle cause secondarie di patologia causata dall'ulcera. Però l'esperienza negli anni ci ha sempre fatto vedere che se noi l'ulcera non la disinfettiamo si infetta e poi può creare un'infezione sistemica e molto grave, ma se noi la sterilizziamo troppo non guarisce, non si chiude. E questo equilibrio è sempre stato il grosso problema nei trattamenti delle ulcere: se sterilizzi non si chiude, se non sterilizzi si infetta. Adesso stiamo cominciando a capire perché. Perché anche nelle ulcere i batteri buoni fanno parte del processo di guarigione. E quindi se noi uccidiamo insieme ai patogeni anche tutti i batteri buoni, l'ulcera non si chiude. Perché anche la stimolazione, c'è un dialogo tra i batteri,
buoni e i cheratinociti, le cellule della pelle che devono ricostruire il tessuto. Se noi sterilizziamo non guarisce. E questa è una cosa che mi è venuta in mente all'inizio quando hai detto che hai parlato della paura dei batteri, l'idea di poter essere completamente sterili. Noi abbiamo un chiarissimo modello di questa cosa. In laboratorio si usano tantissimi topi chiamati germ free, cioè i topi completamente sterili, senza batteri, o perché sono nati sterili o perché sono stati trattati con antibiotici e è stato ucciso tutto il loro microbiota. I topi germ free non sopravvivono, cioè rispetto al topo normale, il topo senza i batteri non sopravvive, quindi neanche l'uomo germ free può sopravvivere. Cioè questa idea di pensare di poter vivere senza i batteri è assolutamente sbagliata. Se noi fossimo completamente sterilizzati moriremmo. Ecco, molto spesso la pelle è anche attaccata da virus. Sì, ci sono i virus è una questione ancora più complicata. Adesso quando parliamo di microbiota noi ci riferiamo quasi solo ai batteri. E sappiamo benissimo che ci sono anche i funghi, i miceti, e sappiamo benissimo che ci sono anche i virus. Qual è il problema dei virus? Che sono ancora più numerosi. Non abbiamo parlato di numeri, ma i numeri sono impressionanti. Cioè, i batteri, le cellule batteriche nel nostro corpo sono 10 volte più numerose delle nostre cellule, quindi sono miliardi di cellule. Sembra che i virus siano 10 volte più numerosi dei batteri, quindi sono tantissime. E i geni saranno ancora più numerosi, nel senso che i virus hanno soltanto il genoma. È più difficile studiare i virus perché i numeri sono importantissimi e perché si riproducono solo all'interno di altre cellule. Però, per esempio, c'è qualcuno che sostiene che il trapianto di microbiota fecale, quello di cui parlavamo prima, cioè la trasmissione di microbiota preso dall'intestino di un donatore e messo nell'intestino di un paziente, per esempio, con queste diarree da Clostridium difficile antibiotico resistenti, qualcuno ha provato a fare il trapianto di microbiota fecale sterilizzato, cioè uccidendo i batteri. E sembra che funzioni lo stesso. Quindi c'è qualcuno che sta cominciando a studiare i fagi, cioè i virus che infettano i batteri, e sembra che molte delle funzioni che noi attribuiamo a certi batteri in realtà siano funzioni portate dai virus che sono contenuti, che infettano questi batteri, che poi si possono trasferire anche da un batterio all'altro. Perché l'antibiotico in pratica non uccide, no, il virus? No, non abbiamo farmaci, perché il virus è un pezzo di DNA, quindi non abbiamo farmaci in grado di uccidere il virus. L'antibiotico uccide solo i batteri, delle volte l'antibiotico uccide i batteri e libera i virus contenuti nel batterio. Quindi anche abbiamo dei virus alleati? È possibilissimo che ci siano, che alcune delle funzioni che noi attribuiamo ai, per esempio, il gene della resistenza o della sensibilità a un particolare antibiotico in questi Clostridium difficili potrebbe essere un gene che viene trasmesso da dei fagi virali, quindi il virus potrebbe essere quello che trasmette la resistenza da un batterio all'altro, oppure che ritrasmette la sensibilità a un particolare antibiotico da un batterio a un altro che l'aveva persa. Quindi potrebbero anche esserci delle funzioni, però siamo molto più indietro, ma tanti virus vivono comunemente sulla nostra pelle, per esempio gli herpes virus, i papilloma virus. Allora è difficile pensare come per i batteri che abbiano solo la funzione di produrre malattia, perché la natura difficilmente evolve in quella direzione, quindi possono essere saprofiti, parassiti puri, cioè che stanno lì, non fanno danno e noi li tolleriamo, o più probabilmente possono essere simbionti come i batteri che stiamo scoprendo che stanno lì, noi gli forniamo ai batteri una protezione, perché tutti i batteri che vivono nel nostro intestino sono anaerobi, non riescono a vivere all'esterno, hanno bisogno di stare in un ambiente senza ossigeno, gli diamo la protezione, gli diamo l'acqua, gli diamo il cibo e loro fanno delle cose per noi. Delle volte io uso questa. È un casino, eh? Sì, è un grande casino. però è affascinante. Delle volte, se noi pensiamo che i batteri sono sulla Terra da 4 miliardi di anni e noi da pochi milioni,
che se uno lo mette su, ho visto una volta un documentario in cui era proiettato sul calendario di 365 giorni. Noi siamo nell'ultimo pezzettino. Sì, alla Befana nascono i batteri sulla Terra e a 20 secondi dallo stappo della mezzanotte dello spumante arriva l'uomo, quindi i batteri sono qua da sempre sulla Terra. E a me piace proporre l'immagine che noi probabilmente siamo una sovrastruttura creata dai batteri per poter sopravvivere alla competizione che si è a un certo punto venuta a creare nella Terra, nel senso che siamo un'astronave molto complessa che porta in giro i batteri, gli dà da mangiare, li protegge, li difende dai loro nemici. Del resto, quando noi moriamo, i batteri non ci fanno un grandissimo problema, cioè se moriamo loro ci mangiano, la putrefazione, questo è, i batteri che si nutrono del loro stesso organismo che li conteneva e ricominciano nel terreno a vivere. Dalla decomposizione ricomincia la vita. Questo è verissimo. Allora, adesso ci dobbiamo lasciare per una breve pausa pubblicitaria, abbiamo l'ultima parte di trasmissione, vi daremo gli ultimi consigli, ma poi vi dirò perché stavamo sorridendo nella parte iniziale di questa parte. A tra poco. Ultima parte di trasmissione, vi ricordo che stiamo parlando con il dottore Marco Pignati di Dermobiotica e in quest'ultima parte mi piacerebbe affrontare velocemente, perché purtroppo i minuti sono volati, due patologie che si stanno diffondendo sempre di più, ovvero la dermatite atopica e le allergie. Questo veramente sono due grandi capitoli che colpiscono... Sì. Abbiamo assistito milioni proprio di persone, uomini, donne, bambini, più o meno giovani. Sembra che siano diventati tutti allergici. E partiamo da una ipotesi su questa diffusione di allergie che risale agli anni della caduta del muro di Berlino, perché noi siamo sempre nella ricerca dibattuti tra cause genetiche e cause ambientali delle patologie, quindi ci sono i forti sostenitori della genetica e i forti sostenitori dell'ambiente. Quando è caduto il muro di Berlino si è creata una situazione molto particolare, perché c'erano due popolazioni con praticamente l'identico background genetico, perché erano tutti tedeschi uguali, che vivevano in due situazioni socio-economiche completamente diverse a livello di sistema sanitario, a livello di igiene, a livello di alimentazione, quindi erano come due gemelli separati alla nascita e poi riuniti. In quegli anni la dottoressa Erika von Muzius, che era una pediatra, un'allergologa tedesca, ha disegnato uno studio, ha pensato: studio le allergie nei bambini della Germania Est e dell'area Germania Ovest, e la sua idea è: vedrai che dimostro che nella Germania Est sono molto più allergici, molto più atopici, molta più asma, molta più allergia. Hanno fatto questo studio e hanno visto esattamente il contrario, cioè i bambini dell'ex Germania Est, che avevano condizioni socio-economiche svantaggiate, servizi sanitari inefficienti, dieta più, erano tutti meno allergici di quelli della Germania Ovest. E negli stessi anni in Inghilterra hanno fatto uno studio simile, cioè i bambini della campagna e i bambini della città. E hanno visto anche lì la stessa cosa, che i bambini che vivevano in ambiente rurale, a contatto con gli animali, non solo il cane e il gatto disinfettato che abbiamo in casa, ma le mucche, i cavalli, le pecore, i maiali, questi bambini erano meno allergici, avevano meno dermatite atopica, meno asma dei bambini della città. In quegli anni quindi è nata questa che si è chiamata ipotesi igienica, cioè ci hanno fatto capire che l'eccesso di igiene, l'avere impedito ai bambini appena nati di entrare in contatto con tutti gli allergeni ambientali, aveva creato una mancanza di tolleranza del loro sistema immunitario. Per esempio, una volta si diceva alle donne incinte che avevano un cane o un gatto in casa di allontanare l'animale prima che nascesse il bambino, perché avevano paura che poi diventasse allergico al cane e al gatto. Oppure, ma fino a 15 anni fa, si mettevano a dieta le mamme che allattavano e si diceva di non bere il latte, di non mangiare l'uovo perché il bambino aveva l'eczema. Oppure si riducevano durante la
lo svezzamento, l'introduzione di cibi considerati allergizzanti si rimandava, si facevano assumere dopo per esempio i 12 mesi. Tutte queste pratiche abbiamo capito che andavano nella direzione opposta e contraria di quello che si voleva fare e adesso per fortuna si sta cambiando completamente direzione, cioè quel periodo, quello della gravidanza, dell'allattamento, è un periodo fondamentale in cui il sistema immunitario deve incontrare tutti i possibili tipi di antigeni non pericolosi, ovviamente, non dobbiamo far mangiare ai bambini il veleno, però tutti gli antigeni che poi dovrà tollerare durante la vita devono essere incontrati possibilmente in quel periodo, perché in quel periodo, soprattutto durante l'allattamento, c'è ancora anche da parte della madre un continuo rinforzo al sistema immunitario per imparare a tollerare questi antigeni. 20 anni dopo, Graham Rook ha rielaborato questa ipotesi igienica, cioè il mancato contatto con gli allergeni esterni, facendoci capire che anche il contatto con gli allergeni interni, quindi con il microbiota intestinale, ha la stessa funzione, cioè di insegnare al sistema immunitario cosa tollerare. Quindi i bambini che non hanno, per esempio nati da parto cesareo, allattati artificialmente, che non hanno un microbiota sano, diversificato nell'intestino, diventano quasi tutti, o almeno con una forte prevalenza rispetto agli altri bambini, allergici, asmatici o atopici. Perché la maturazione del sistema immunitario prevede il contatto con tutti questi allergeni. Quindi cosa mangiare in gravidanza? Tutto. Tutto. E cosa far mangiare ai bambini quando sono a tavola? Tutto quello che mangeranno dopo. Non ha nessun senso avere il crostino di pane sulla tavola e non farlo ciucciare al Quindi bambino. Quindi anche un uovo a 6 mesi può essere... Ovviamente non bisogna sovraccaricare di alimenti, ma quando comincia a mangiare, quello che sarà la sua alimentazione successiva deve cominciare a... Io mi ricordo di aver seguito dicevano la tabella, così. Non so... Dicevano i cibi allergizzanti, mesi, introdurli dopo. A 9 mesi l'uovo... Però il nostro sistema immunitario non funziona così, funziona al contrario. Cioè il nostro immunitario è pronto ad aggredire qualsiasi cosa. Noi produciamo sostanzialmente anticorpi a caso, che poi possono aggredire qualsiasi cosa. L'educazione è verso la tolleranza, cioè quando la mamma mi dà da mangiare qualcosa vuol dire che quella cosa per me è buona, quindi devo dire al mio sistema immunitario non aggredire quella cosa, sennò la mamma non me l'avrebbe data da mangiare. Quando la mamma mi mette in un certo ambiente vuol dire che quell'ambiente per me non è pericoloso, allora il mio sistema immunitario deve imparare a tollerare tutte quelle cose. Quindi le allergie come vengono trattate? Dopo diventa più difficile ridurre la tolleranza quando è stata persa, però uno dei meccanismi si chiama terapia immunosensibilizzante specifica e si prendono, per esempio, adesso la usiamo nei confronti dell'acaro e della polvere, e che anche lì siamo diventati tutti allergici agli acari, il motivo è sempre lo stesso, abbiamo vissuto da bambini, da neonati, in ambienti troppo spolverati, semplicemente. E adesso è l'industria che ha capito questa cosa, ci vende delle pilloline con dentro un pochino di polvere, che è sostanzialmente quello, cioè sono estratti purificati di proteine dell'acaro della polvere, quindi polvere. Che costano tantissimo e che mangiandone una tutti i giorni in 3 anni rieduchi il tuo sistema immunitario a tollerare l'acaro. Cioè quindi devo assumere polvere per 3 anni per sì, bocca, per via orale. E perdi l'ipersensibilità all'acaro. Che se la mamma ti avesse lasciato gattonare tranquillamente in un ambiente un pochino meno germofobico, questo problema forse non sarebbe neanche mai insorto. Un po' ce l'ho anch'io, questa fobia, cioè quando vedo un granello di polvere... ma cioè, siccome invece non è una cosa pericolosa, devi pensare che poi diventa più pericoloso per il tuo bambino non essere diventato tollerante all'acaro della polvere. Però poi lasci giocare nella terra coi vermi, con tutto, però quando vedo un granello di polvere in camera solitamente lo tolgo, non gradisco la polvere, quindi adesso dovrò stare un po' più... Ma l'eccesso di detersione sia a livello della casa che anche della pelle è uno dei nostri problemi. La saponetta, il sapone è molto aggressivo, adesso ci sono per fortuna detergenti molto più delicati sulla pelle, però il sapone è molto aggressivo e quando soprattutto non so, l'anziano che comincia a produrre meno sebo, quindi avere una pelle più secca, più
delicata che tende di più a seccarsi, quindi io mi sono sempre lavato con la saponetta, mia madre, mia nonna si lavava con la saponetta e non è mai successo niente. Io dico sì, però una volta in campagna facevano il bagno la domenica, cioè si lavavano con la saponetta una volta alla settimana. E noi pensare di sgrassare così tanto la pelle una, due volte al giorno, le ghiandole sebacee non fanno mai in tempo a riprodurre quel film idrolipidico che ci serve per mantenere la barriera, quindi la tensione eccessiva anche dei bambini. Io quando vedo i neonati con la dermatite atopica dico, ma quanto li lavate? Facciamo il bagnetto tutte le sere, ma perché? Cioè, capisco che è anche un momento di coccola, però poi fagli un massaggio con l'olio, perché il bagnetto tutte le sere, un bambino che sta nella culla, non si sporca minimamente, non suda, perché devi torturarlo tutte le sere con un bagnetto? Anch'io ero quella, così. Oppure quelli che dicono, c'hanno le mani con tutta la dermatite, le mani, ma ogni quanto ti lavi le mani, ma è... Ogni 10 fai minuti. 7, 8, 9 volte al giorno, ma perché fai tutte le volte prima di mangiare, gli faccio lavare le mani, gli dico perché, cosa ha fatto prima di mangiare, ha giocato in casa, c'hai la casa così sporca che uno si deve lavare le mani prima di mangiare se è stato in casa, capisco, tu dici va a giocare in giardino con gli animali, la terra, così vieni in casa, ti lavi le mani, hai colorato, vieni in casa, ti lavi le mani, hai studiato, devi far merenda, perché ti devi lavare le mani, cioè, o quando cade il ciuccio, che disinfettano il ciuccio. E Gattona si metterà le mani in bocca, che differenza è tra le mani in bocca e il ciuccio che è appena caduto? Cioè abbiamo questa mentalità eccessiva nei confronti dell'igiene. Mi ci rivedo molto, purtroppo è così. Da una parte in queste cose, cioè tipo il ciuccio caduto era sempre lavato sotto l'acqua corrente, bollente, però per fortuna io e i miei lascio molto giocare. Hanno sempre mani e piedi sporchi, insomma, quasi sempre per una curiosità. Sì, certo. Non abbiamo detto come viene invece curata la dermatite atopica. La dermatite atopica è una manifestazione di queste allergie. L'atopia è questa mancanza del sistema immunitario di tolleranza nei confronti di tante cose. E non è una malattia della pelle, l'atopia. La dermatite atopica è una manifestazione di una malattia che è di tutte le nostre barriere, quindi si manifesta a livello respiratorio, a livello intestinale, cioè in tutte le barriere c'è un contatto in cui il sistema immunitario non riconosce come innocuo un antigene e lo aggredisce. Un antigene banale, per esempio, non so, il nickel, che è dappertutto, ma in quella situazione dove la barriera è alterata, il sistema immunitario è aggressivo, allora c'è questo si scatena questa lotta contro un innocente sostanzialmente. Pensare di eliminare il nickel è come pensare di eliminare gli acari, è impossibile. Noi non dobbiamo andare in questa direzione, dobbiamo andare nella direzione di ricostruire la barriera in modo che nickel fuori, cellule immunitarie dentro, non si vedono, non si toccano, non litigano, e nella direzione di educare il sistema immunitario a non arrabbiarsi, non essere così irascibile nei confronti di chi non gli ha fatto niente di male. Questo vengono utilizzate anche qui per altri topici. Questo qui è un integratore sempre per bocca che va nell'intestino proprio a fare questo mestiere, educare il sistema immunitario a essere meno aggressivo, a essere meno reattivo. Anche perché sennò come viene curata la dermatite atopica? L'altra cosa che si fa sempre anche qui, si stanno facendo gli studi con pre, post, probiotici topici, lavorare molto sulla barriera, cioè se noi abbiamo una barriera che funziona, l'aggressione è molto minore, cioè l'aggressione inizia quando qualcosa penetra attraverso la barriera, per questo che il bagnetto tutte le sere nei bambini non va bene, i bambini hanno delle ghiandole sebacee che sono immature, non riescono a produrre una sufficiente quantità di sebo come cominciano poi nell'adolescenza, poi c'è il problema opposto, i bambini sono come l'anziano, hanno una ghiandola sebacea che produce poco sebo, se noi lo sgrassiamo continuamente la barriera non funziona, se noi invece che lavarli li ungiamo, allora la barriera diventa impermeabile e non permette il passaggio di sostanze che poi scatenano queste reazioni. Io per esempio ero una di quelle che li ungeva molto bene prima di fare il bagnetto, poi gli facevo il bagnetto e toglievi tutto. E toglievo tutto. No, rimaneva. Sì, rimaneva è importante curare la barriera nei bambini, soprattutto atopici. Allora, parliamo sempre di bambini perché l'educazione inizia da quando si è in tenera età, no? E devo dire che all'inizio della terza parte sorridevo perché il dottor Pignati insieme ad altri professionisti gira nelle scuole di Modena, Carpi, a insegnare praticamente
spiega ciò che ad occhio nudo non è visibile. Perché se noi parliamo di sistema immunitario, se noi parliamo di batteri, se noi parliamo di microbioma, microbiota intestinale, così, alla fine non, cioè, ce lo dobbiamo immaginare, no, questo mondo. Ma in realtà noi questo microbioma, insomma, intestinale, lo vediamo molto bene dalle feci. Sì, il passaggio passa di lì, è quello che fa ridere tutti i bambini, sì, a scuola, e fa ridere anche te. Voi avete dato questo libricino molto simpatico, devo dire. Cos'è, sì, la cacca? sì, siamo passati da lì per collegare la prima parte del libro alla seconda parte, cioè cercavamo un modo di partire da un'esperienza che fosse vissuta dai bambini, e quella degli animali domestici è un'esperienza che la maggior parte dei bambini conosce, o direttamente, tantissimi direttamente, perché hanno un cane, un gatto, un canarino, un pesce, oppure indirettamente perché conoscono qualcuno che ce li ha. Quindi quella è una loro esperienza vissuta. Allora li abbiamo fatti ragionare un po' su questa esperienza, cioè su cosa devi fare tu per il tuo animale e cosa il tuo animale fa per te. E questa è una cosa che è venuta molto facile, e dove è venuto per esempio spontaneo che dicessero la cosa più importante che devi fare per il tuo animale è dargli da mangiare, se non gli dai da mangiare muore. E la cosa più importante, e loro lo sanno, è che per esempio il cane e il gatto non possono mangiare certe cose perché li fanno stare male, quindi devi dargli da mangiare cose buone per loro. Dopo siamo passati alla cacca, perché la cacca è un argomento che ai bambini piace sempre, soprattutto a scuola, quando possono dire cacca sono contenti. Siamo passati alla cacca per farli riflettere il fatto che non è sempre uguale, che dalla cacca si può valutare un po' come funziona l'intestino, ma poi per farli riflettere su cos'è la cacca, perché è lì che viene fuori il microbiota. Che noi occidentali, rispetto agli africani, produciamo anche un volume di feci, di peso, molto inferiore. Cioè, in realtà dovremmo, poca fibra. Poca fibra, in realtà dovremmo produrre circa 400-450 grammi di feci al giorno. In realtà siamo su un valore al di sotto dei 200. Noi mangiamo molta poca fibra, perché mangiamo tutto raffinato, non mangiamo integrale, mangiamo poca frutta e verdura. Non va bene, cioè questo se guardiamo anche di quantità, già lì è sbagliato. Poi addirittura leggevo qua che ci vogliono solo 12 secondi per... Sì, poi ci sono alcune curiosità sulla cacca. Poi arriva il momento in cui gli chiediamo... 12 secondi, vorrei sapere chi ci mette così poco tempo. Però questa è una storia... Però dipende, perché se hai in mano lo smartphone diventa subito 15 minuti o 45 minuti se hai il wifi, sì. Però questa è la motivazione, è che in natura il momento dell'evacuazione è un momento molto pericoloso per gli animali, perché intanto l'odore richiama i predatori, poi sono in una fase in cui sono aggredibili, devono stare fermi così, quindi è una cosa che deve essere fatta velocemente. Poi dopo noi ci abbiamo aggiunto un contorno di lettura che l'ha fatto diventare un momento diverso. E la cosa interessante, per esempio, è quando gli chiediamo cos'è la cacca, che tutti dicono cibo non digerito. E quando poi gli chiediamo perché anche chi non mangia allora fa la cacca, e cominciamo a capire che invece buona parte del volume della cacca sono batteri morti, cellule che si sfaldano e batteri morti. Allora cominciamo a capire cosa sono i batteri, e dopo lì parliamo del microbiota, ma sfruttando tutta la prima parte, cioè la metafora degli animali domestici. Quindi questi piccoli animali, infatti il libro si chiama I nostri piccoli amici, che all'inizio sembra parlare del cane e del gatto, e poi alla fine diventa, ho spoilerato un po', ma tanti bambini non guardano questa trasmissione. Cioè, quindi i batteri, ma però lo guardano i genitori. Ma dopo, speriamo che dopo non lo spoilerino ai bambini. No, ma io lo sto leggendo perché molte cose mi mancano. I nostri piccoli amici sono i batteri che vivono dentro di noi, e per spiegare le loro funzioni abbiamo usato poi quelle dei disegni che ha fatto Erika Lerco. Cioè, per farvi capire, il cuore pesa 800 grammi e i batteri pesano nel loro insieme che... 1,6 kg. È tantissimo a pensarci bene. Ah, no? Sì, messi insieme sono... Cioè, il fegato pesa...
Cioè pesano più del fegato. Pesano più del fegato e hanno un'attività metabolica sovrapponibile a quella del fegato. E con questa metafora, con questi bellissimi disegni di Eric Lerck, abbiamo spiegato ai bambini tutte le funzioni che hanno questi batteri, quindi quelli che fanno le guardie, impediscono ai nemici di avvicinarsi all'intestino e alla pelle, quelli che appunto trasformano le materie prime che noi mettiamo nella pancia e nei nutrienti che assorbiamo, quelli che producono le vitamine o gli acidi grassi a corta catena, gli spazzini che sono quelli che prendono le scorie dall'intestino e le neutralizzano e le eliminano. E quindi questo spero che serva ai bambini a far prendere un po' di confidenza con il meraviglioso mondo dei batteri e avere un po' meno paura del... Bisogna prendere conoscenza, assolutamente, no? Assolutamente sì, perché non possiamo vivere senza, questo è un dato di fatto. Non si guarda mai, no? In fondo al vicino, in realtà anche essere a conoscenza di come sono le nostre feci, di come avviene l'evacuazione, è già di per sé importante, è un primo indice che qualcosa o sta funzionando bene o comunque siamo sulla strada sbagliata. Una no? bimba si è scandalizzata una volta quando siamo arrivati al punto che gli ho chiesto com'è la vostra cacca, si è scandalizzata, mi ha detto non si può chiedere queste cose. Allora io l'ho guardato e gli ho detto no, anzi il tuo dottore, il tuo pediatra ti deve chiedere tutte le volte che ci vai com'è la tua cacca, perché sapere com'è la cacca ci dice tantissime cose sulla salute, perché quella scala di feci di Bristol che abbiamo riportato lì con quei 7 tipi di cacca che vanno dalle polpette al purè ci dice tanto sulla salute del nostro intestino, sulla nostra alimentazione, sulla nostra digestione, sulla salute del nostro microbiota intestinale. Quindi è un esame comodissimo, gratuito, che si può fare tutti i giorni e che ci fa capire se stiamo bene oppure se c'è qualcosa che non funziona. Tra l'altro dalla cacca dell'elefante ci fanno pure il caffè, è anche molto costoso. Sì, ma ci sono delle cacche che vendono a peso d'oro. Va bene, queste sono battute, abbiamo un pochino reso la trasmissione leggera in parte finale, dobbiamo concludere. Che cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori che ci seguono, che hanno magari diversi problemi di pelle o da anni stanno cercando di affrontarlo e non riescono a trovare una via definitiva perché devono continuare ad utilizzare o farmaci o creme topiche e comunque non trovano beneficio? L'ultima battuta che vogliamo dire. L'ultima cosa che dico è questa, abbiamo accennato prima componente genetica, componente ambientale. Io sento spesso pazienti che si arrendono davanti a tante malattie dicendo ce l'aveva anche mio padre, ce l'aveva anche mia madre, quindi è genetica, quindi sono fatto così e non posso farci niente. E negli ultimi 20-30 anni l'epigenetica ci ha insegnato che in realtà nelle malattie, nella manifestazione della malattia, un 20% è genetica, ma un 80% è ambiente. Ambiente vuol dire l'ambiente in cui viviamo, che non possiamo tanto modificare, ma vuol dire il nostro stile di vita alimentare, il nostro stile di vita anche non solo alimentare, la quantità di movimento che facciamo, la sedentarietà influisce moltissimo sulla funzione intestinale, la parte emotiva e psicologica. Quindi non accontentiamoci o nascondiamoci delle volte dietro, ma mi è capitata la genetica della psoriasi, quindi non ci posso fare niente, me la devo tenere, perché invece possiamo fare tantissimo cambiando il nostro stile di vita. Quindi cerchiamo di capire quali sono i comportamenti alimentari non solo sbagliati e cerchiamo di correggerli. Lo stress è importantissimo, l'ultima cosa al volo, però dire al paziente non ti stressare è bruttissimo. È stressogeno, è la cosa più stressante che si possa fare, quindi è inutile. Come per dire, una persona che ha paura e digli non deve avere paura, esatto, ma se io non ce l'ho, stressare non lo diciamo mai, però far capire che poi ci sono atteggiamenti e comportamenti legati allo stress che sono quelli che fanno male, cioè se sei stressato non mangiare un biscotto, mangia una noce, per esempio, se sei stressato fumi, se sei stressato bevi più alcol. Allora lo stress non te lo posso togliere, però insegnarti a come non trasformare lo stress in comportamenti sbagliati, atteggiamenti sbagliati, forse qualcosa si può fare. Questo è verissimo.
Grazie mille per questa riflessione e soprattutto per questi preziosi consigli, le ultime novità per quanto riguarda la dermobiotica. Lei appunto ci ha scritto diversi libri, anche L'intestino e salute della pelle, che è edito da Terra Nuova Edizioni, tutti molto interessanti, dove comunque mantenete sempre aggiornati tutti questi sviluppi, cioè queste novità che voi testate ogni giorno in ambulatorio, a contatto con i vostri pazienti. Sì. Io la ringrazio, ricordo ai nostri telespettatori che se avessero delle domande da porre al dottore, volessero sapere i nomi dei probiotici che vengono commercializzati in Italia per questo tipo di patologie, mi mandate la richiesta, io vi rispondo personalmente, vi ripeto, non sono un medico, se mi chiedete riferisco solo quello che abbiamo detto in trasmissione, che per, diciamo, per una questione commerciale non possiamo dire. Io la dottore la ringrazio, spero che ci rivedremo presto per ulteriori novità, quando ci saranno. Ringrazio anche voi che ci seguite sempre con un grande interesse. Ricordo che potete rivedere la nostra trasmissione sia sul sito internet, dove trovate tutti i riferimenti dell'ospite, ma anche sul nostro canale YouTube o sulle pagine social. Io vi ringrazio, arrivederci e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie, grazie ancora. Grazie a te, grazie a Telecolor e a tutti quelli che ci hanno seguito e ascoltato. Arrivederci. Buonasera. Grazie.